Ciao ragazzi, Giorgia Donato, owner di CrossFit Picocca, Cipher TV, il workout di oggi. Abbiamo primo un lavoro tecnico, dobbiamo costruire un heavy 3 tempo squat. Tempo squat avremo due tempi in eccentrica, due tempi in pausa di ricezione in bottom position e X, quindi esplosività in salita. Il workout invece sono un AMRAP di 18 minuti, di 21 calorie raw, 13 box jump over, 8 toast to bar, 5 dumbbell front squat e 3 rope climb. Partiamo con il primo lavoro del heavy tempo front squat. Come prima cosa a noi piace molto fare dei giochi e quindi mettere le persone a coppie, una davanti all'altra, le mettiamo in posizione di squat, quindi le mettiamo in posizione corretta, con un cono davanti a loro. Chiamiamo tre posizioni, ad esempio la posizione mani sulla testa, mani sulle ginocchia, mani sui piedi, e poi ad un certo punto gli diciamo cono e la prima persona che prende il cono vince, l'altra deve fare dei burpees di penalità. Questa è una cosa che fa sorridere un po' le persone, è un modo diverso di scaldare la posizione dello squat. Finito questi 2-3 minuti di gioco, andiamo a scaldare veramente lo squat, quindi faremo 3 round di 25 jumping jack per rendere elastiche le gambe e 10 face the wall squat, andando a vedere bene la posizione e soprattutto la verticalità del torso, che è quella che ci serve poi nello squat. Fatto questo, cominciamo a lavorare a rack in gruppi omogenei di altezza 3-4 persone per rack e cominciamo a lavorare con il bilanciere vuoto, quindi posizione del bilanciere dietro le spalle, spalle ben incastrate, e cominciamo a lavorare con 5 ripetizioni lentamente con questo tempo, quindi 2 in discesa, 2 in bottom position, veloci a risalire a turno. E una volta fatte le 5 ripetizioni al bilanciere vuoto, chiederemo alle persone di partire già con il 50% del proprio massimale se lo conoscono. Se non lo conoscono, chiederemo di andare su leggermente e incrementare il peso mano a mano che riescono a tenere le ripetizioni, sempre 3 ripetizioni per ogni peso. Daremo la classe 12 minuti per lavorare su questa skill. Passiamo al workout. Nel workout ci sono moltissime skill, oggi cercheremo di andare velocemente su tutte le skill, ovviamente su alcune di queste non riusciremo ad essere particolarmente focalizzati perché ognuna di queste richiederebbe addirittura una lezione ciascuna, però è giusto vedere ogni volta tutti i movimenti perché ripetere le progressioni ogni volta aiuta le persone a imparare velocemente. Quindi partiamo dal vogatore, mettiamo le persone sul vogatore, andiamo velocemente a fare qualche vogata, vediamo di spingere prima con le gambe, busto, braccia, rilascio le braccia, busto e torno giù con le gambe, 5 o 6 remate fatte lentamente, magari chiamando noi le posizioni, e poi 5 o 6 remate un po' più fluide. Poi andiamo ai box jump over e chiediamo alle persone di fare lo step e steppare dall'altra parte, magari 5 o 6 ripetizioni anche qui. Ricordiamoci che non è necessario stendere l'anca quando siamo sul box jump over e che lo scalare andando in su e andando in giù con lo step è un buono scaling per le persone principianti, quindi passiamo sempre da questo step. Poi ovviamente faremo fare anche dei box jump saltando giù, su e scendendo giù a piedi. Noi preferiamo sempre fare la torsione del busto sopra il box e quindi scendere sempre faccia al muro, è un po' più sicura per le ginocchia che non scendere direttamente con la schiena al box. Fate provare comunque alle persone delle vostre classi entrambe le opzioni, ognuno di loro poi trova quella che è la sua dimensione migliore. Toast to bar, li portiamo alla barra, scaldiamo prima la posizione delle spalle, quindi hang position in posizione di holo, tenendo bene la pancia stretta, punta dei piedi in avanti, per poi passare a 5-6 swing, quindi morbidi sulle spalle, holo superman, holo superman, cominciando a premere sulla barra per cercare di fare spazio. Aggiungiamo poi 5-6 ripetizioni di ginocchia al petto, quindi swing più ginocchia al petto quando siamo nella posizione di hollow, sempre rilasciando i piedi. Da ultimo swing, ginocchia al petto e kick verso la barra, anche qui focalizzando le persone sul cercare di mantenere l'oscillazione più che sul voler a tutti i costi cercare la barra. Spesso si va a toccare la barra ma è finito lì il toast to bar, è più importante ricominciare subito a fare lo swing, quindi magari anche qui prevedere uno scaling per le persone ovviamente più beginner, con una, semplicemente un ginocchio al petto. Chi invece ha già uno o due toast to bar magari può alternare, fare un ginocchio al petto, un toast to bar, un ginocchio al petto e toast to bar. Questo significa creare poi continuità. Front squat, dumbbell front squat, abbiamo già ampiamente scaldato lo squat, quindi sarà sufficiente ricordare alle persone di prendere il dumbbell, fare un deadlift, un hang clean, quindi portare i due dumbbell sulle spalle, i gomiti devono essere leggermente avanti rispetto a dove è il dumbbell,
e posizionarsi per fare quindi il front squat partendo da posizione eretta. Anche qui facciamo fare 5-6 ripetizioni, soprattutto per capire il carico che dovranno poi utilizzare. Da ultimo la rope climb. Chi sa già fare la rope climb potrà fare una rope di riscaldamento, chi non la sa fare vedremo direttamente lo scaling, quindi partendo da sdraiati a terra, semplicemente un pull to stand, quindi con il solo uso delle braccia mi tiro su finché ho i piedi comunque per terra e poi ritorno giù. Questo aiuta comunque a capire quanta forza ci vuole per fare una rope climb. Questo è tutto, buona giornata, buon allenamento, ciao!